Buonasera da Massimo Parchesi che vi parla dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Datri e Giovanni Izzo, prosegue questa lunga quarta giornata del campionato di Serie A. Questa sera due partite in concomitanza, Napoli-Lecce e Juventus-Spezia. Per quanto riguarda la gara del Maradona, una gara attesa dai tifosi partenopei, una bella cornice di pubblico al Maradona, oltre 40.000 spettatori per un Napoli che punta al primo posto in classifica, punta ad agganciare la Roma di José Mourinho. Un Napoli che dopo le prime due giornate di campionato aveva segnato una valanga di gol, 5 al Verona, 4 al Monza, poi si è fermato a Firenze pareggiando 0-0, ma disputando comunque una buona partita. Questa sera c'è il Lecce, una delle due delle tre neopromosse, l'unica che fino a questo momento ha conquistato almeno un punto in campionato, e per l'occasione Luciano Spalletti presenta un congruo turnover, perché rispetto all'11 schierato a Firenze sono ben 6 le novità. Gara iniziata in questo momento, il Lecce di Marco Baroni, un ex di questa partita, Marco Baroni che ha vinto lo scudetto nel 1990 con il Napoli di Diego Maradona, ha vinto anche una Supercoppa sempre con il Napoli, ha vestito la maglia del Napoli dall'89 al 91. Nei giorni scorsi ha detto: Napoli è stata l'esperienza più emozionante della mia carriera. Vediamo sul punto di battuta Politano, gli va incontro anche va incontro Raspadori, battuta corta per l'ex Sassuolo, all'indietro per Elmas, dentro uno schema, Politano carica il sinistro, c'è la deviazione e Falcone si salva smanacciando in calcio d'angolo, ottima parata, conclusione sì centrale però deviata quella di Politano, rimessa laterale, attenzione Carmignani, calcio di rigore in favore del Lecce per intervento di Ndombele su Di Francesco, a tra poco per il tentativo di trasformazione. A te Barchesi. E allora c'è un check in corso con i giocatori del Napoli che sono intorno al direttore di gara, che immediatamente ha indicato il dischetto. Nel frattempo Banda si è subito impossessato del pallone, aspettiamo l'esito di questo check con Marcenaro che sicuramente ha colloquio con Abisso al VAR, e vedremo un po' se sarà confermato il calcio di rigore. Nel frattempo Banda è uscito dall'area di rigore, probabilmente il rigore a questo punto lo tirerà Colombo, vediamo un po' se sarà così, però si discute ancora il gioco che resta interrotto per questo check in corso. E allora, visto che non si gioca, ci sarà un po' dovrà passare ancora un altro po' di tempo, immagino. Diego, ti restituisco la linea e la riprenderò appena ci sarà la decisione per il calcio di rigore. Ha capito un po'. Scusa Diego, confermato il rigore, Colombo è pronto per la battuta contro Meret, siamo al 24esimo, grande chance per il Lecce di sbloccare il risultato, 24 sul cronometro al Maradona, Colombo contro Meret, rigore per il Lecce causato da un intervento abbastanza scellerato di Ndombele con Di Francesco che era a spalle alla porta e anche lontano dalla porta. La rincorsa di Colombo, Mancino contro Meret, fermo sulla linea di porta, Colombo, tiro, rete, il Lecce è in vantaggio, ma l'arbitro fa ripetere, attenzione, fa ripetere il tutto, il direttore di gara, si ribatte il calcio di rigore, avevano esultato i tifosi salentini, sono più di 1.300 tifosi del Lecce qui al Maradona, e allora Colombo deve ripetere tutto, sempre con il suo sinistro. Nuova rincorsa, parte Colombo, tiro, parata di Meret, sulla sua sinistra si è disteso Meret e ha deviato il pallone, poi ci sarà calcio d'angolo in favore del Lecce, protezza di Meret e il parziale al Maradona resta sullo 0-0 tra Napoli e Lecce. Lancio lungo in profondità, Napoli in vantaggio, attenzione, Napoli in vantaggio, ha segnato Elmas esattamente al 27esimo minuto, il Lecce ha sbagliato il rigore e il Napoli ha segnato, 27 sul cronometro al Maradona, Napoli 1 Lecce 0, Elmas Torino. 29 minuti e 15 secondi, dunque da 2 minuti il Napoli in vantaggio su Lecce per 1-0, questo è il calcio. Il Lecce 2 minuti prima del gol subito aveva avuto una grande opportunità a sua volta di portarsi in vantaggio con il calcio di rigore di Colombo, che in un primo momento aveva segnato, aveva battuto Meret, ma l'arbitro ha fatto ripetere in realtà perché non aveva fischiato, quindi Colombo era partito senza il fischio del direttore di gara, che quindi ha fatto ripetere
il calcio di rigore. Colombo ha cambiato angolo, ha scelto quello di sinistra, ha intuito tutto Meret che si è disteso ed ha respinto la conclusione dell'ex attaccante di Cremonese e Spal. Due minuti dopo è arrivato il gol del Napoli con una conclusione svirgolata di Politano che si è trasformata in un assist preziosissimo. Attenzione, il pareggio del Lecce! Il pareggio del Lecce da fuori area, un gol meraviglioso realizzato da Baschirotto, un gol bellissimo sotto l'incrocio dei pali. Il pallone è terminato alla destra di Meret al 31esimo minuto, il pareggio immediato del Lecce con una conclusione fenomenale da parte di Colombo. Colombo che ha pareggiato le sorti del match con una conclusione potentissima. Si è riscattato dunque Colombo, si è riscattato dopo il rigore fallito, come vi stavamo raccontando. Ha cambiato l'angolo Colombo scegliendo quello di sinistra, ma si era disteso Meret respingendo il pallone. Poi è arrivato il gol di Elmas che ha sfruttato una conclusione, un cross che è risultato, un tiro che è risultato sballato completamente, ma che si è trasformato in assist perfetto da parte di Politano e da due passi ha messo dentro. Poi è arrivata la risposta del Lecce con Colombo che da fuori area da circa 30 metri ha fulminato Meret, pallone che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali alla destra dell'incolpevole portiere del Napoli. Napoli 1 Lecce 1, ha pareggiato Colombo, 1-1 dunque, botta e risposta al 27esimo Elmas, al 31esimo Colombo, grandissimo gol di sinistro da circa 30 metri da parte dell'attaccante del Lecce che poco prima si era fatto parare un rigore da Meret. Lecce che va alla battuta di un calcio d'angolo alla sinistra di Meret, parte il cross insidioso, colpo di testa con pallone che termina sul fondo, tentativo dalle retrovie da parte di Baschirotto, pallone sul fondo alla destra di Meret, ed è un Lecce che continua a giocare meglio, continua a creare anche dei pericoli. Poco fa grande chiusura da parte di Kim su Colombo che era andato al tiro minaccioso dall'interno dell'area di rigore, poi cross da parte di Elakson e Meret si è trovato il pallone all'improvviso, è stato bravo a distendersi e a deviarlo in calcio d'angolo. Ma è ancora Lecce padrone del campo in questo finale di primo tempo, ci prova dalla distanza Lobotka, insidioso pallone di poco alto, ha provato la conclusione da quasi 35 metri da una distanza siderale Lobotka e non ha trovato lo specchio della porta, non di molto, pallone alto sopra la traversa. Oliveira ancora non sa chi cedere il pallone, si fa vedere Lobotka, si libera Østigard e allora è il norvegese che fa partire la manovra del Napoli. Sale Di Lorenzo che supera in velocità la metà campo, lo accompagna sulla destra Politano che ingaggia l'uno contro uno con Pezzella, rientra col mancino, parte il cross per Osimhen, colpo di testa fuori, colpo di testa di Osimhen e questa è la prima palla gol avuta da Victor Osimhen dall'inizio della partita. Il cross di Politano, il colpo di testa schiacciato di Osimhen che si era andato a posizionare sul secondo palo ma non ha trovato la porta. Napoli pericolosissimo qualche istante fa con un diagonale di Politano, pallone terminato ad un soffio al lato alla destra di Falcone. Noi possiamo andare da Massimo Barchesi. Prodezza di Falcone su Di Lorenzo, preme il Napoli, Zielinski, tiro a giro alto, sta premendo il Napoli ma è sempre 1-1, 10 minuti più recupero al termine della partita. Si è salvato il Lecce poco fa grazie al suo portiere che ha respinto una potente conclusione di Giovanni Di Lorenzo. Napoli dunque vicino al gol del 2-1. Di Lorenzo è per Simeone contro Baschirotto, parte il cross, c'è una deviazione, Osimhen di testa alto, Osimhen alto da ottima posizione all'interno dell'area piccola, Victor Osimhen ha impattato di testa ma ha alzato troppo la mira. Palla gol per il Napoli, Lecce vicinissimo un ottimo ma anche meritato risultato, ma c'è ancora da giocare. 50-35 con Kvaratskhelia, pallone vacante al centrocampo recuperato da Gonzales, pallone ancora per il Lecce con Lietowski sul settore di sinistra, porta palla il polacco, cerca di perdere più tempo
tempo possibile, vuole andare verso la bandierina, Di Lorenzo lo ferma con Lozano che poi serve Lobotka, ma ci sono ancora 5 secondi da giocare, c'è un cartellino giallo, calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo se il direttore di gara fa giocare. È l'ultimo attacco del Napoli con Kvaratskhelia che viene affrontato irregolarmente da Jandré che viene ammonito, calcio di punizione, si gioca l'extra recupero, 51-16 sul cronometro, ultima chance per il Napoli, calcio di punizione con Zielinski sul punto di battuta, tutti dentro l'area di rigore delle Lecce, è l'ultima possibilità per il Napoli di vincere la partita, è l'ultimo sacrificio difensivo per un ottimo Lecce, pallone che sta per essere scodellato nel cuore dell'area da Piotr Zielinski, tutti i saltatori sono lì naturalmente. Sono 8 giocatori del Napoli all'interno dell'area di rigore con Kvaratskhelia che è lì al limite, parte il cross di Zielinski, Sissé allontana e ancora non arriva il triplice fischio, arriva in questo momento, è finita il Maradona, Napoli e Lecce hanno pareggiato 1-1 le reti al 27esimo di Elmas, al 31esimo di Colombo, entrambe nel primo tempo, bellissima la rete di Colombo con una conclusione da circa 30 metri, pallone sotto l'incrocio di pali, lo stesso Colombo pochi minuti prima al 25esimo aveva prima trasformato un calcio di rigore che poi l'arbitro Marcenaro ha fatto ripetere in quanto non aveva fischiato, ha cambiato angolo Colombo ed è stato bravissimo Meret a distendersi in tuffo sulla sua sinistra e a parare la conclusione dell'attaccante del Lecce, un Lecce che ha pienamente meritato questo pareggio, ottima organizzazione di gioco da parte della formazione di Marco Baroni, Napoli probabilmente ha pagato il troppo turnover operato da Luciano Spalletti e la scarsa forma soprattutto dei centrocampisti, Dombele ad esempio fuori partita nel primo tempo sostituito all'inizio della ripresa, così come Giacomo Raspadori che è stato gettato nella mischia dal primo minuto da Spalletti ma che però non ha reso secondo le aspettative. Ringrazio Danilo D'Atri e Giovanni Izzo alla parte tecnica, è tutto dallo stadio Diego Armando Maradona dove Napoli e Lecce hanno pareggiato 1-1.